anticipazioni di stampa sul possibile intervento urbanistico nell'area IKEA, che dovrebbe consistere in una nuova installazione commerciale accanto all'IKEA, che sempre da voci, ma sono voci che non sono state smentite da nessuno della maggioranza, quindi abbiamo aspettato che ci fossero le smentite, non ci sono state le smentite, a quel punto abbiamo ritenuto importante uscire e sollevare la questione, quindi ci sarebbero delle variazioni di natura urbanistica sulla zona IKEA, che dovrebbero essere compensate dall'altro lato dalla costruzione di un asilo. Quello che noi abbiamo subito sottolineato come Parma Unite, che poi dopo altri hanno ripresi, è questo: qui non siamo davanti a un obbligo, a un completamento di situazioni già avviate per cui si deve concludere quell'operazione lì. No, qui siamo davanti a qualcosa di nuovo. Siamo davanti a qualcosa di nuovo, c'è un piano urbanistico, quindi l'operazione che si vuole portare avanti è una questione completamente nuova, quindi non un obbligo rispetto a un passato pesante, come si dice tante volte, no, questa è un'operazione urbanistica fatta portare avanti l'amministrazione 5 Stelle, che impatta pesantemente su quell'area lì, che impatta pesantemente dal punto di vista urbanistico e della costruzione ambientale, ma che impatta, come ci hanno detto anche le associazioni di categorie, pesantemente dal punto di vista anche del commercio. Le associazioni di categorie, e anche qui credo che sia, se non una novità, comunque una delle prime volte, si sono alzate dicendo è pericolosissimo, fermatevi, perché questa è una roba veramente che può definitivamente far collassare il commercio del centro, ma anche bilanciare definitivamente, squilibrare definitivamente tutto l'assetto commerciale della città. Quindi un problema urbanistico, un problema commerciale, un problema, mi viene da dire, da noi anche ideale, cioè chi ha sempre fatto la morale dicendo non cemento, impatto zero, eccetera, oggi ci dice no, aspetta un attimo, in cambio di un asilo, diceva Fuffa o a Ghiretti, ma sai, c'è un asilo, qualche concessione potremmo anche farla. Noi diciamo no, non perché non ci stia a cuore il problema degli asili, delle liste d'attesa, ma perché il metodo non è questo. Se anche ci dicessero in cambio di questo intervento facciamo 10 asili, diremmo no comunque, perché non si può mettere a posto un settore, mettere una pezza da una parte e aprirne un'altra diventa un po', cioè, non è politica questa qui, questo è un tentativo un po' di mettere delle pezze in giro, non è politica, ci sta a cuore la questione degli asili, la questione del sistema educativo, delle liste d'attesa e tutto il resto, ma non è questo il modo, a nostro parere, di risolverlo. Quindi diciamo no, perché tutta l'operazione non ci sembra un'operazione politicamente accettabile. Questa è la posizione di espresso subito la posizione di Parma Unita, e credo che sia in larga parte condivisa anche dagli altri. Sì, infatti la presenza qua dei gruppi di minoranza era a significare che c'era una posizione largamente condivisa. Sicuramente Ghiaretti ha portato avanti per primo questo tema, ma si trova convinti su questa posizione. Diciamo tre cose. Una, che il nuovo che avanza è quello di è un po' quasi peggio di quello di prima, viene da dire, perché questo che era già una brutta vicenda, una brutta pagina, poi magari più tardi eventualmente anche Massimo che l'ha seguita meglio dal punto di vista urbanistico può dire qualche cosa, viene proseguita, viene portata avanti. C'era già stato un tentativo in primavera con una commissione in cui si era provato a convincere forse più i consiglieri di maggioranza ancora che quelli di minoranza che bisognasse fare questa operazione. Adesso torna fuori ancora come un tentativo sotto nuove forme, no? Appunto con questa proposta di compensazione con un asilo, e quindi torniamo indietro, invece di andare avanti andiamo indietro, abbiamo ancora un'urbanistica contrattata, cosa che peraltro abbiamo già visto anche in altre occasioni, penso all'area ex anno, no? Quindi ormai è un, se vogliamo, una sorta di standard riconoscibile di questa amministrazione, soprattutto di questa gestione dell'assessore all'urbanistica, per cui per ampliamenti volumetrici, cambi di destinazione d'uso, vengono di fatto monetizzati, derogando ai principi generali
dell'urbanistica con, non lo so, in quel caso la sede di un'associazione, un'associazione in questo caso proponendo un asilo, no? E quindi non può poi essere la foglia di fico di dire dopo poi diciamo cambiamo delle aree destinate a commerciare in area agricola a poter giustificare una cosa del genere dopo che è stato aperto il parco retail dall'altra parte, più di 100 negozi, dopo che lì era stata già saturata tutta la disponibilità di superficie di vendita con l'insediamento dell'IKEA, ciò nonostante si è costruito, e se uno va a vedere si capisce molto bene, che si è costruito facendo di fatto dei negozi nella aspettativa e nella speranza o forse nella convinzione di poter poi chiedere un cambio di destinazione d'uso quando andavano fatti di fatto dei magazzini. Aggiungo semplicemente un'altra cosa sul discorso delle contraddizioni, perché un consiglio comunale già c'è depositato un ordine del giorno del consigliere Fornari e degli altri 20 consiglieri di maggioranza del Movimento 5 Stelle che invita gli altri enti alla riduzione delle possibilità di ampliamento delle grandi superfici di vendita, quindi si sono presentati con questa mozione perché a suo tempo, no, era stata ridotta nel regolamento la possibilità di ampliamento al 5%, poi dopo d'amblè qua ci vengono a presentare 18.000 metri quadrati di vendita, tra l'altro come diceva prima Pizzuto, senza che ci sia un reale vincolo, cioè se poi c'erano state delle promesse da parte della precedente amministrazione ne assumeranno la responsabilità che aveva allora fatto le promesse, atti non ce ne sono, quell'area non è destinata ad uso, a superficie di vendita, perché comunque è questa sia stata saturata, di fatto non c'è nessun vincolo e obbligo da parte del comune da questo punto di vista, quindi se lo fanno è meramente una loro scelta politica di indirizzo urbanistico e commerciale che contraddice in maniera palese tutto quello che hanno dichiarato a livello di programma e di principio. Ma quando risale quell'ordine del giorno? Guarda, la religione sa qualche mese fa, sì, non so, novembre. È vero. Novembre, però è depositato, forse anche qualcosa di più di novembre. E cosa dice un particolare che invita? L'ordine del giorno del consigliere Fornari più 20, che significa firmato da tutta la maggioranza, invita gli altri enti alla riduzione della possibilità di tutti gli altri comuni e la provincia, anche perché c'era un riferimento anche alla provincia, la possibilità di a ridurre le possibilità di ampliamento delle grandi superfici di vendita, perché c'è una normativa sia regionale che declinata a livello provinciale che dà la possibilità di una certa quota, loro proponevano di ridurla ulteriormente per esempio di farlo. Poi dopo di fatto, tra l'altro adesso l'assessore Alinori dice che non c'è niente, ma la risposta del consigliere Furfaro lascia pensare che invece almeno all'interno della maggioranza una decisione e comunque una discussione approfondita della cosa fosse stata, un indirizzo sulla cosa fosse stato preso. Ci dicesse anche la sua, il sindaco non ci dispiacerebbe, no, un consigliere che non è un consigliere, è il presidente di una commissione, quindi comunque qualcosa più di un consigliere, e l'assessore dicono due cose completamente diverse, se il sindaco vuol dire la sua ci fa piacere, cioè, non ha delle cose più importanti da fare, in realtà oggi l'assessore è uscito con una dichiarazione pubblica che dice non c'è ancora nulla di deciso, si stanno facendo gli approfondimenti e nel momento in cui ci sarà una proposta concreta la sottoporremo al Consiglio Comunale e alla città, che tradotto però vuol dire che un ragionamento in questo senso si sta facendo e anch'io, ecco, mi unisco a quello che dicevano i colleghi. Credo che ci sia un duplice elemento di gravità. Uno è di tipo politico, di visione politica esplicitata più volte da questa amministrazione, anche in contrapposizione al passato e a tutte le altre forze politiche. Noi siamo per il consumo suolo zero e noi siamo per negare qualsiasi espansione di tipo commerciale. Questo dichiarato nella sostanza si va a trattare quando, e questo è il secondo elemento secondo me di gravità, come ricordavano i colleghi, l'argomento era già stato posto in Consiglio Comunale e era stato chiaramente detto di documentarci se c'erano degli atti
o anche dei documenti interni che potessero in alcun modo in qualche modo dimostrare che ci fosse un impegno del comune, magari con la precedente amministrazione, a dare qualche cosa di più rispetto a quello che era previsto. Ci è stato detto in tutti i modi di no. Allora, il tema vero è, che abbiamo posto anche come opposizioni, che non si sarebbe neanche dovuto avviare una trattativa. Cioè, nel momento in cui non hai alcun atto che ti vincola, nel momento in cui hai la programmazione degli spazi commerciali che vanno in una certa direzione e che ti dicono che lì la cubatura è già stata fruita per l'attività commerciale, di che cosa vai a trattare con il privato? Peraltro, in qualche modo avvallando il fatto che sono stati già realizzati dei contenitori il cui utilizzo avrebbe dovuto essere, ci è stato detto, di magazzino, di deposito, e ora potrebbe anche rischiare di diventare invece spazio commerciale. Allora, io credo che questa sia la duplice gravità, ed è su questo che condivido, che il sindaco è ora che ci dica che cosa stanno facendo e qual è la linea che vogliono assumere. In coerenza o in disapplicazione dei principi con cui si sono insediati e del programma amministrativo con cui si sono insediati, e anche, se permettete, per rispetto al lavoro del Consiglio Comunale e di tutta la cittadinanza. Non può essere che il Consiglio ti chieda di agire in un certo modo e di non andare oltre, e bellamente si proceda, peraltro alla chetichella, e mi dispiace per l'assessore alle nove, ma la dichiarazione di oggi per me è altamente insoddisfacente, perché il fatto che mi vada comunque a trattare significa che c'è un intendimento di ben altro genere rispetto a quello che gli avevamo richiesto. Ma io ho un'osservazione da vecchio navigante. Io credo che tutta questa storia